Un giovane napoletano tramite internet fa una richiesta di lavoro in America. All'improvviso gli arriva la telefonata dall'azienda. Senta, signor Salvatore, le voglio comunicare che lei è stato assunto nella nostra azienda. Oddio, come sono felice, quando devo iniziare? Domani mattina alle ore 7 in punto devo stare in azienda. Vabbè, comunque da buon napoletano il ragazzo si organizza, prende l'aereo e atterra in America. Trova gli alberghi tutti pieni. Si avvicina alla portineria di un albergo e parla con il portiere. Dice, senti Teo, domani mattina alle ore 7 devo andare a lavorare. Come devo fare? Mi serve una camera urgentemente. Il portiere lo guarda e dice, l'unica cosa che posso fare adesso, voglio, c'è una sola camera matrimoniale con un uomo di colore. Adesso chiedo cortesia se lui ti fa dormire lì. Tutto bene, voglio, questo signore di colore ha detto che puoi dormire con lui. Sentite, vi prego, domani mattina alle ore 6 in punto mi dovete svegliare perché io alle 7 devo stare in azienda. Non si preoccupa, signora, vada a dormire, ya? Ok, comunque il ragazzo sale sopra, si mette a letto vicino a quest'uomo di colore e si addormentano. Alle 4 del mattino quest'uomo di colore si sveglia, guarda questo ragazzo bianco e dice, non esiste proprio uomo bianco come Salvini dormire vicino a me. No! Quest'uomo di colore va in bagno, prende della pomata nera, gliela mette in faccia e dice, adesso io dormire vicino fratello. Il portiere si dimentica di svegliare il ragazzo alle ore 6, lo sveglia alle 7 meno un quarto. Il ragazzo come un pazzo dice, che cosa mi avete combinato il primo giorno di lavoro? Vabbè, comunque senza guardarsi nemmeno allo specchio, si veste, scende e corre per la strada. Mentre sta correndo passa davanti a un negozio, torna indietro, guarda la vetrina e dice, ma che ha combinato questo portiere? Non solo mi ha svegliato alle 7 meno un quarto, o posto di svegliare me, ha svegliato il nero.